Ciao, eccoti bentornato. Oggi, sempre nell'ambito della nefrologia, ti vorrei parlare del lupus eritematoso sistemico, facendoti ovviamente un preambolo, nel senso, la nefrite lupica è una delle glomerulonefriti dette secondarie. Noi sappiamo che esistono glomerulonefriti primitive, quindi idiopatiche, che sono delle malattie che nascono dal rene, quindi colpiscono primariamente il rene e nella maggior parte dei casi sono idiopatiche. Poi abbiamo quelle secondarie, nel senso che sono appunto delle manifestazioni cliniche secondarie a una patologia sistemica, una patologia che in realtà interessa magari primariamente altri organi. Questa glomerulonefrite quindi in questo contesto può presentarsi al termine allo stadio terminale della malattia o in un altro momento o addirittura può presentarsi all'inizio e può rimanere anche come unica manifestazione clinica, seppure la patologia non sia una patologia primaria del rene. Ecco, tra le glomerulonefriti secondarie abbiamo quindi la nefrite lupica, abbiamo la nefrite diabetica. Abbiamo la glomerulonefrite correlata alle vasculiti, abbiamo quelle correlata alle paraproteinemie, quindi la crioglobulinemia, il mieloma multiplo, quindi la deposizione di catene leggere di immunoglobuline, abbiamo poi anche l'amiloidosi ed altre. Noi oggi parliamo del lupus. Allora, innanzitutto, cos'è il lupus? Il lupus eritematoso sistemico, anche abbreviato con LES, è una patologia autoimmune, per cui è una patologia multifattoriale che si instaura nel momento in cui una predisposizione genetica si va a incontrare con fattori ormonali, fattori immunologici e fattori ambientali. Beh, la predisposizione ormonale è alla luce, insomma, alla luce del giorno, alla luce di tutti, nel senso che se andiamo a vedere la prevalenza della malattia, vediamo che tra femmine e maschi c'è un rapporto di 9 a 1 nella fascia d'età che è quella più colpita, cioè tra i 15 e i 55 anni. Al di là dei 55 anni, quindi quando le donne normalmente vanno in menopausa, diminuisce la quota estrogenica. E vediamo che infatti la prevalenza della malattia scende, quindi non avremo più un rapporto 9 a 1, ma avremo un rapporto 2 a 1 femmine e maschi. Dunque, abbiamo detto quindi fattori genetici, fattori ambientali, fattori ormonali, fattori immunologici sono correlati con una perdita della tolleranza al self e quindi una predisposizione da parte del sistema immunitario a instaurare, mettere in atto delle reazioni appunto autoimmuni, in cui appunto il sistema immunitario non conosce, non riconosce come proprio l'organismo e quindi lo attacca, detto volgarmente. Come si fa a fare diagnosi di lupus? Allora, innanzitutto partiamo dall'esame clinico. Ci sono delle manifestazioni all'esame obiettivo che sono caratteristiche del lupus. Ce ne sono almeno 11 ed c'è bisogno che ce ne siano almeno 4 per poter fare diagnosi. Queste sono il rash cutaneo malare, detto a farfalla, che si manifesta proprio nella regione malare del volto. Poi abbiamo il rash discoide, che invece è un rash cutaneo che si può presentare in tutte le parti del corpo, in qualsiasi parte del corpo. Poi abbiamo la formazione di ulcere a livello del cavo orale, ancora la fotosensibilità, la pleuropericardite, oppure ancora artrite, un'artrite non erosiva. Poi abbiamo sicuramente una manifestazione appunto renale con la cosiddetta nefrite lupica. Ci può essere un coinvolgimento nervoso, neurologico, quindi avremo delle manifestazioni neurologiche, manifestazioni ematologiche caratterizzate da anemia, anemia emolitica, da leucocitopenia, da trombocitopenia. Poi abbiamo ancora manifestazioni correlate alla presenza di autoanticorpi. Quali sono gli autoanticorpi più frequenti? Ci sono gli autoanticorpi antinucleo, ci sono gli autoanticorpi anti-DNA nativo, cioè DNA doppio filamento, o DNA o anti-DNA denaturato, cioè DNA a singolo filamento. Poi avremo anticorpi anti componenti del complemento come C1Q,
oppure antigeni ribonucleici, come ad esempio l'anti-Smith. Poi abbiamo ancora anticorpi anti-emazie, quindi anti-eritrociti, anticorpi anti-stoni, anticorpi anti-ribonucleoproteine. Diciamo che però questi autoanticorpi sono presenti anche in altre patologie autoimmuni. Quelli che più frequentemente sono presenti nel lupus e che ci permettono di fare diagnosi sono gli anticorpi anti-DNA nativo, quindi a doppio filamento, anti-C1Q del complemento e anti-Smith, che è un antigene ribonucleico. Bene, quindi dopo l'esame obiettivo, diciamo che nella maggior parte dei casi all'esame obiettivo si rileva la presenza di un rash malare associato a una febbre, una febbricola non costante e poi spesso a una patologia renale che spesso rimane anche l'unica manifestazione clinica per molto tempo. Proseguiamo con gli esami di primo livello di laboratorio e vediamo sicuramente una condizione di leucocitopenia, trombocitopenia, anemia, vediamo una VESTA e una PCR aumentate, vediamo un aumento della creatininemia se la funzionalità renale è compromessa. All'esame delle urine vedremo in particolare al sedimento il cosiddetto sedimento telescopico, cioè con più o meno tutte le componenti che si possono trovare nel sedimento. Quindi vedremo emazie, vedremo leucociti, vedremo cilindri eritrocitari, cilindri leucocitari. Poi a quel punto sono necessari eventualmente esami di secondo livello che ci permettono di, come esempio, un'ecografia. Insomma, in base alla manifestazione clinica prevalente nella persona, bisogna poi fare gli esami di secondo livello opportuni. Molto importante è la biopsia, che ci permette innanzitutto di fare diagnosi definitiva e poi ci permette anche di poter capire se, di stadiare la malattia, capire se la malattia è in uno stadio acuto o uno stadio cronico e poi quali sono le sue caratteristiche. Allora, normalmente vedremo dei glomeruli aumentati di volume, ipercellulari con un infiltrato infiammatorio, però ci sono caratteristiche specifiche che ci permettono di classificare la nefrite lupica in diversi stadi. Abbiamo lo stadio 1, chiamato nefrite, glomerulonefrite a lesioni minime, in cui diciamo che al microscopio ottico vediamo glomeruli che sono essenzialmente normali, all'immunofluorescenza possiamo vedere dei depositi mesangiali. Lo stadio 2 è la glomerulonefrite mesangiale, dove invece qui vediamo immunocomplessi mesangiali e un aumento della proliferazione mesangiale e della deposizione di matrice mesangiale. Poi abbiamo stadio 3, glomerulonefrite proliferativa focale, che interessa meno del 50% dei glomeruli ed è caratterizzata da un aumento della proliferazione non solo mesangiale ma anche endoteliale, anche epiteliale, un aumento della proliferazione diffusa dovuta proprio al processo infiammatorio che è più importante. Poi vediamo lo stadio 4 in cui c'è una glomerulonefrite proliferativa diffusa che va a coinvolgere più del 50% dei glomeruli. Lo stadio 5, la glomerulonefrite membranosa, dove abbiamo essenzialmente una deposizione di immunocomplessi prevalentemente in sede subepiteliale, con un aumento della proliferazione generale del glomerulo. E poi avremo l'ultimo stadio, lo stadio 6, dove abbiamo una glomerulonefrite detta sclerosante, dove vanno a prevalere fenomeni fibrotici e quindi glomerulosclerosi, che può interessare anche l'interstizio, dando una nefrite tubulo interstiziale e una quindi atrofia dei tubuli e perdita del parenchima renale totale, che può portare poi chiaramente a un'insufficienza renale. E questa è una delle conseguenze, infatti. Quindi queste sono le lesioni caratteristiche che possiamo trovare a livello renale. Diciamo che però sono lesioni che troviamo in molti tipi diversi di glomerulosclerosi, di glomerulonefrite. Qual è una, diciamo, lesione patognomonica che possiamo trovare? È la presenza di corpi ematossilinici. E poi una cosa anche caratteristica è la presenza di glomeruli detti a fil di ferro, perché questi depositi in sede subendoteliale e subepiteliale vanno a irrigidire in qualche modo il glomerulo. Però comunque la lesione patognomonica è la presenza di corpi ematossilinici.
Quindi quali sono poi le conseguenze di questa patologia? L'insufficienza renale, sicuramente fenomeni di, quando va a prevalere soprattutto la sindrome nefrosica, fenomeni di aterosclerosi, ipertensione, infarto miocardico, e poi essendoci uno stato di leucopenia associato poi alla terapia immunosoppressiva che viene di solito fatta, il paziente va incontro a una predisposizione nei confronti di neoplasie e di infezioni, essendo fortemente immunodepresso. La terapia infatti prevede essenzialmente una terapia immunosoppressiva con ciclofosfamide, ciclosporina, azatioprina, micofenolato, e poi come al solito antinfiammatori, si possono dare prednisone, altri corticosteroidi in base poi alla sintomatologia caratteristica della persona. Abbiamo detto che possiamo trovare in questa patologia diversi tipi di autoanticorpi, spesso si possono trovare anche anticorpi antifosfolipidi, dando quindi la cosiddetta sindrome antifosfolipidi. Questa, bisogna subito pensare a questa sindrome nel momento in cui la persona presenta uno stato di piastrinopenia e trombocitopenia costante per diverso tempo, e quindi troveremo nel sangue questi anticorpi antifosfolipidi come l'anticardiolipina. E poi all'anamnesi dobbiamo anche sospettare quando la paziente o il paziente riferisce eventi tromboembolici, tromboembolici a livello arterioso che possono dare manifestazioni ischemiche periferiche o cerebrali spesso, oppure sul versante venoso dando spesso embolia polmonare, oppure possono dare questi fenomeni sicuramente uno stato di trombocitopenia e poi nella donna aborti spontanei ricorrenti. Altre manifestazioni sono ad esempio la presenza di un livido con aspetto reticolare, in particolare nei piedi, la presenza di acrocianosi, quindi di cianosi colorito bluastro dovuto a un aumento della emoglobina ridotta per una non corretta ossigenazione, soprattutto nelle parti distali del corpo, per quello si chiama acrocianosi. Poi si possono trovare lesioni ulcerose cutanee, oltre che lesioni emorragiche. Alterazione a livello del tessuto sottocutaneo che risulta essere privo della normale quantità di fibre elastiche. Ok, ti ho dato le caratteristiche generali del lupus e poi in altre lezioni parliamo di altre patologie glomerulonefriti secondarie di cui ti ho accennato all'inizio della lezione. Ti aspetto alla prossima allora, ciao ciao!